Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Colazione, la trasmissione itinerante di Super J. Siamo a Teramo e questa mattina parleremo di pallamano a tutto tondo con Franco Chionchio, che è l'emblema della pallamano teramana, ma soprattutto da qualche settimana ha ricevuto un più che meritato riconoscimento. Buongiorno Franco. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie di esserci venuto a ritrovare in questo appuntamento con A Colazione. Parliamo subito di questo riconoscimento prestigioso alla carriera, ma soprattutto anche quello che sta facendo come dirigente sportivo, perché è arrivata la stella d'argento al merito sportivo riferimento all'anno 2022. Sì, quando si hanno questi riconoscimenti ti dà la forza e la voglia di continuare a fare sport, vuol dire che c'è un riconoscimento di quello che si è fatto. Non nego che fa piacere ricevere degli attestati dalla massima espressione dello sport italiano. Perché poi la lettera, comunque la comunicazione è arrivata con una lettera appunto firmata di Giovanni Malagò. Esatto, sì, una lettera personalizzata e... Ripeto, è un riconoscimento che fa sempre piacere e ti dà anche lo stimolo di continuare a fare sport, anche se diciamo, quest'anno non è avara di soddisfazioni, diciamo così, a livello di risultato. Adesso non resta però che aspettare proprio il momento della consegna da parte, della cerimonia proprio per la consegna ufficiale. Sì, diciamo che nella lettera c'è scritto che alla prima... manifestazione che il CONI organizza ufficiale ci sarà la consegna del premio. Per quanto riguarda questo riconoscimento, arriva per quanto è stato fatto nel corso degli anni anche come dirigente, perché poi eravamo magari qualche volta passa in secondo piano, ma erano avuto delle eccellenze da questo punto di vista della pallamano. Franco Chionchio, Settimio Mazzotti, che ancora analizzando su Wikipedia ci sono ancora dei record indissolubili. Sì, distanza di anni. Infatti, come hai detto benissimo, non c'è, ogni tanto la città non è una critica, per l'amor di Dio, però diciamo che si è avuto più riconoscimento fuori dalla città che nella città stessa. Io vedo quando ci sono delle manifestazioni che vengono invitati eccellenze di anche nazionali di altri sport, ma vorrei ricordare a tutti questi, come hai detto tu, che ci sono delle grandissime eccellenze come me e come Settimio Mazzotti. Parliamo di teramano, perché poi la pallamano teramano ha sbocciato fuori tanti campioni e tutt'oggi ci sono dei giovani teramani interessanti che stanno facendo davvero molto bene. Mi collego a questo proprio per parlare di quello che è successo la scorsa settimana con la manifestazione delle finals di Coppa Italia a Riccione. Partiamo nell'ambito maschile, vittoria al Bressanone con la presenza di una buona teramanità all'interno. Sì, diciamo che nella finale c'è stato un derby tra arcieri, anche di ruolo, perché uno gioca alla destra e l'altro alla sinistra. Arcieri di Giulio ha avuto la meglio, arcieri ai rigori, tirando tra l'altro il rigore decisivo, anche se il Bolzano era stata la sorpresa e secondo me negli ultimi minuti ha buttato una vittoria meritato. Un altro bel successo, soprattutto quello del Bressanone che bissa quello dell'anno passato. Sì, diciamo che quest'anno era più la favorita, diciamo, c'è stato un Cassano che secondo me è la squadra che gioca meglio, non avendo dalla dimostrazione che senza stranieri si può fare, però c'è un gran lavoro da parte della società, sia nel maschile che nella femminile. Ricordiamo che nella femminile del Bressanone c'è anche un'altra teramana, Giorgia Di Pietro. No, infatti nelle finals ci sono state diverse teramane che si sono ben comportati. Tra parentesi, Stefano Arcieri è anche uno di quei giocatori che ha un palmarès importante, soprattutto anche il giocatore in attività probabilmente con più trofei. Forse quello rientra anche voglio prendere qualche merito, nel senso che rientra anche nella cosa dirigenziale del premio. Stefano aveva 16 anni, mi sembra, l'ho mandato a Fasano perché vedevo in lui, soprattutto a livello fisico, un ragazzo di qualità eccelse, e ha fatto un percorso a Fasano, doveva già andare a giocare con squadre di livello superiore, perché lui era un professionista anche sì, di testa.
come lo è anche Riccardo Di Giulio. E da lì ha intrapreso Fasano, poi Cingoli, mi sembra, Bolzano, addirittura poi in Finlandia, poi è tornato a Siena, adesso ha trovato a Bressanone la sua identità. Tra parentesi, abbiamo detto del campo maschile, anche in campo femminile l'Erice ha bissato il successo della passata edizione. Ma secondo me l'Erice forse ha vinto pure soffrendo un po' troppo rispetto alle potenzialità che ha. La società investe tantissimo nel roster, tra parentesi, a due squadre, e se l'è vista, non dico brutta, però se l'è giocata alla pari con Cassano, che di contro non ha forse una straniera sola, il resto sono tutte italiane, però insomma è la super favorita secondo me anche per lo scudetto. Penso una società che crede in questo, nel proprio lavoro, è anche una società che investe parecchio, ma soprattutto una società presente, perché a Riccione, soprattutto nel primo giorno di Finals, abbiamo visto tantissimi dirigenti proprio dell'Erice, che ricordiamo è provincia di Trapani, a Riccione lo stertano proprio. È fuori budget, nel senso che investe tantissimi soldi e ha la possibilità di farlo, fa bene, perché così ha portato un paesino, diciamo, Erice, provincia di Trapani, all'elite italiana. Io penso che si toglierà, se seguirà così, si toglierà altre soddisfazioni. Tra parentesi, poi è un viaggio che si è prolungato, perché poi finita i finals c'era anche il recupero, poi vinto comunque a Casalgrande, quindi in Emilia Romagna, quindi questo è stato un aspetto particolarmente lungo. Però tornando e restando alle finals, c'è stata anche dopo 7 anni la partecipazione di una squadra teramana, quella femminile, scontro contro Salerno, però già il fatto di esserci comunque un risultato importante. Ah sì, vabbè, è un grandissimo risultato che Teramo ritorna nel panorama nazionale grazie alla squadra femminile di Canzio. È chiaro che incontrava il Salerno e campione d'Italia, però come ha detto anche il presidente della femminile, è un successo già esserci arrivato, quindi la strada che sta tracciando per quanto riguarda la femminile è quella giusta, se riesce anche a, che l'anno scorso si è salvata, quest'anno la fa un po' meglio, io gli auguro di andare sempre meglio. Ma parentesi, parlando di Salerno, solo perché stiamo parlando di pallamano davvero a tutto tondo, sconfitta in finale è costata la panchina a Francesco Ancona di Salerno. Ma io non credo che gli è costata la panchina per la sconfitta, perché insomma giocava contro le migliori, ma Francesco Ancona veniva da un campionato vinto, da una Supercoppa, è prima in classifica con una partita da recuperare, c'è qualcosa che non va all'interno. Non credo che, forse quella è stata la goccia, ma secondo me là ci sono altri problemi rispetto alla guida tecnica. Alla fine è arrivato un tecnico straniero. Francese. Vabbè, adesso c'è, va di moda. Io ho visto anche a Siracusa è arrivato uno spagnolo con un palmares incredibile. Però purtroppo per mezzo al campo non ci va l'allenatore, ci vanno i giocatori, se no ti posso dire a Teramo dovremmo essere in classifica, no? per i giocatori che ci stanno fuori. Tocchiamo l'argomento Teramo, appunto, siamo nel campionato di A-Silver maschile, prima di parlare appunto della gara di oggi in Lombardia, diciamo che tipo di stagione è arrivata la comunicazione in estate di questa missione alla Silver maschile dopo la riforma dei campionati, squadra giovane, squadra che però ha tanti anche infortuni e anche tanti giocatori che hanno problemi di lavoro. Allora, partiamo dal presupposto che è stata fatta più una scelta di cuore, io fino adesso ho fatto sempre una scelta di testa, perché se non hai potenzialità economiche chiaramente non puoi ambire a categorie superiori. Quest'anno è stata una decisione che si è dovuta prendere in un paio d'ore, non di più. Arriva la comunicazione, il giorno dopo c'era il Consiglio federale che approvava la riforma. E ho detto, vabbè, da giocatore è uno stimolo a giocare con giocatori più forti, no? Quindi pensavo, tutto sommato abbiamo fatto un discreto campionato per la qualità degli atleti, solo che mi sarei aspettato maggiore entusiasmo da parte dei ragazzi. Chiaramente se l'anno precedente noi siamo retrocessi dalla A2, l'anno dopo fai lo stesso campionato superiore con gli stessi giocatori, è chiaro che vai in difficoltà.
Ma io la cosa che avevo chiesto è di, insieme allo staff tecnico, di stare tranquilli, di giocarsi, di divertirsi, di giocare con i giocatori più forti. Abbiamo avuto la possibilità anche di fare un campionato in Serie B dove giocano tutti i ragazzi sotto i 20 anni ed era un modo per stimolarli un po'. Evidentemente anche a livello psicologico le sconfitte fanno più male del, forse col senno di poi era meglio fare la bronze da protagonisti. Soprattutto che comunque si sta confrontando con piazze importanti, con giocatori importanti. Eh sì, ma infatti tutte le altre squadre sono attrezzatissime, vediamo Cingoli, l'anno scorso noi abbiamo sfiorato sia in casa che fuori di vincere, e quest'anno con un paio di innesti sta a metà campionato, sta facendo un campionato incredibile. Romagna, Colonia, stesso Molteno, tutti hanno almeno due o tre giocatori stranieri, quindi è chiaro che per noi è difficilissima. Poi ci si mette anche problemi di lavoro, quindi in trasferta, in casa giochiamo con una squadra, in trasferta andiamo con un'altra. Purtroppo il lato economico conta tanto e non lo paghiamo. Sarà così anche oggi nella gara di Colonia, che già l'avversario è di spessore, quinto posto in classifica, ce l'hanno di essere assenza. Non solo, quinto posto in classifica, ha cambiato presidente, qui è ambizioso, ha preso altri due ragazzi e noi di contro andiamo con mezza squadra, perché metà della squadra titolare per problemi di lavoro, di altre cose non sono partite. Però ci sono comunque buone speranze, perché comunque ricordiamo anche la formula per conservare comunque la categoria. Sono ancora diverse giornate, sì, siamo diciamo appena alzati di top. Diciamo che noi siamo in corsa per i play-out, perché noi dobbiamo fare la corsa sul Palermo che ha due punti più di noi, abbiamo lo scontro diretto in casa, quindi tutto sommato non facciamo punti, però siamo là. È chiaro che rivolgere ai ragazzi di tenere duro, di provarci, perché l'ambizione nostra era quella di salvarci, ma nemmeno cioè era di fare questo cambiamento di livello, e siccome abbiamo la possibilità di provare a salvarci, giochiamocela tutta. Sono due anni comunque importanti anche per la crescita di quei ragazzi più giovani. Sì, ma soprattutto oggi per esempio vanno tre ragazzi che vengono dalle giovanili, hanno 16 anni, 16-17, quindi sono 4-5 che sono andati, fanno la Serie B, ricordiamo che in Serie B siamo primi in classifica, con tutti i ragazzi giovani che devono crescere, quindi questa è anche una prospettiva per noi. Da questo punto di vista l'appello ai giocatori abbiamo fatto, l'appello allo staff tecnico, perché di primissimo ordine con Serafino, con Settimio Massotti come allenatore, con Franco Di Giacinto, probabilmente non deve essere fatto l'appello allo staff tecnico, perché di primissimo ordine. Da questo punto di vista anche la società si è ristrutturata, probabilmente un aiuto da parte di qualcuno. Ma più che aiuto, più che altro perché la palla a mano, diciamo, siamo in Piazza Marti dove fra qualche mese sarà. No, ma più che altro più che aiuto è la conferma di quello che è stato promesso, perché noi siamo partiti non all'arrembaggio, siamo andati con delle certezze che per problemi a livello nazionale delle imprese e a livello locale per quanto riguarda gli amministratori, cioè non è che ci hanno supportato più di tanto, capisco tutte le varie situazioni, però nel momento in cui si dà non dico la parola perché mi sembra esagerato, però si decide di dare un contributo, perlomeno quella parola deve essere mantenuta. Tra parentesi, Movimento Pallamano Italiana, qual è lo stato di salute attuale? Ma il Movimento Italiano secondo me non è male, certo non me ne vogliono tutti i ragazzi che giocano adesso, non è a livello di quando giocavamo noi, perché noi giocavamo alla pari con la Francia, adesso la Francia, vado a vedere il Palmares, da quando ho smesso io di giocare la Francia ha vinto 3 Olimpiadi, 4 Mondiali, 5 Europei, insomma ha una cosa allucinante, forse là non è stato preso un treno positivo, perché noi avevamo una nazionale secondo me molto forte e molto giovane, non sono state fatte le scelte giuste, ma a livello scolastico federale, poi con la disgregazione delle varie nazioni, no? Come la Jugoslavia, prima era unica, adesso sono 8 squadre ma sono tutte forti, o la Russia che ha un... e quindi adesso è molto molto più difficile risalire la china, e siamo
non siamo messi benissimo, parliamoci chiaro. È chiaro che anche il livello delle scuole italiane non attirano stranieri, perché anche quando si vince il campionato non si va a fare le coppe. Cioè, noi non facciamo la Coppa Campione da 5 anni, e chiaramente tu non iscrivendoti alla manifestazione retrocedi. Adesso facciamo la massima espressione, l'EHF, la Coppa tipo Coppa UEFA del calcio. Dobbiamo ritornare a lavorare. È chiaro che è sempre facile dirlo, nelle scuole soprattutto, perché noi dobbiamo adesso fare un discorso a lunga scadenza. Non si può fare anno per anno, perché noi non abbiamo dei giocatori che il prossimo anno potrebbero diventare fortissimi. Però da qua a 7-8 anni puoi fare un percorso, secondo me, positivo. Da questo punto di vista, probabilmente per il centro tecnico federale ne parliamo, soprattutto anche perché in Abruzzo, al Pala Santa Filomena di Chieti, è un'idea innovativa da parte della federazione di pallamano, soprattutto perché le altre federazioni, mi riferisco magari a calcio, basket, ne parlano da tempo, però pallamano è quella che l'ha messa in atto. Sì, diciamo che come idea non è male, anzi, fin quando ci sono delle manifestazioni così importanti, no? Questo i ragazzi fanno un campionato di D1, ragazzi 16-17 anni, nell'arco e hanno una validità biennale. È chiaro che crescono, perché si allenano tutte le mattine, mattina e pomeriggio, studiano, cioè anche a livello di impostazione mentale. Però dopo, secondo me, è da correggere qualcosina, perché alla fine del percorso quei ragazzi non sono pronti per giocare in gold, diciamo così, non tutti, però devono seguitare a fare attività, non possono tornare nelle società dove non facevano poco e niente. Allora io inserirei mettere l'obbligo alle società gold di prendere almeno un giocatore di quelli che stanno là, in modo che gli dai un proseguo a livello tecnico. Secondo me l'idea è giusta, con qualche accorgimento secondo me potrebbe andare avanti. Anche tornando alle finals di Coppa Italia, una sessione organizzata bene in pochi giorni, anche finali maschili e femminili con anche un buon seguito di pubblico. Sì, diciamo che anche se non sono città dove c'è la pallamano, però è una zona centrale. Anche lì io metterei, chiaro che, parliamoci chiaro, là l'Emilia Romagna dà un contributo notevole per organizzarlo, e quindi la federazione è giusto anche pensare a questo. Però io tornerei a fare le finali nelle città dove la pallamano, per esempio nel campionato, chi è arrivato prima ha la priorità di organizzarlo. Non lo può fare la seconda, perché se tu organizzi le manifestazioni dove la pallamano già c'è, secondo me sarebbe anche più seguito di pubblico. Abbiamo detto a livello italiano, pronostico veloce, chi lo vince lo scudetto maschile? Ma sulla carta la favorita è Bressanone, però le squadre pugliesi, Fasano, Conversano, sono sempre in agguato. L'outsider secondo me è Cassano, però non ha una panchina come le altre. Queste possono essere. Bolzano quest'anno ha fatto un bel campionato, quindi se la giocheranno queste 4-5 squadre. Tornando invece alla pallamano di casa nostra, soprattutto perché Franco, oltre a essere presidente della Lions Teramo, è anche comunque un referente importante per quanto riguarda l'Abruzzo, con un incarico importante, il movimento Serie A Silver, la Lions Teramo, Serie A 1 femminile, la formazione della Starmed TMS Teramo, ma anche in Abruzzo sono due formazioni come Chieti e Pescara. Sì, diciamo che c'è un bel fermento. È chiaro che a livello d'area, io sono responsabile dell'area Abruzzo Marche, quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più anche per la Serie B, perché quella è proprio quella che organizziamo noi per far giocare più squadre. Abbiamo fatto fare un sacrificio alle squadre di Gold, Silver e Bronze, di iscrivere oltre alla prima squadra anche una squadra giovanile, diciamo in Serie B. Tutto sommato c'è un bel movimento, è chiaro, questo, ritorniamo sempre al solito discorso. Per quanto mi riguarda la nostra società, noi facciamo la 1 Silver, la B 13, 15, femminile, cioè facciamo 7-8 campionati, anche se le distanze sono minime, però è un dispendio di persone,
di soldi, e là ritorniamo al discorso di prima, con un investimento, con qualche sponsor che ti danno una mano, perché lo staff tecnico, come hai detto tu, è stato rinnovato, è stato ampliato. Secondo me non abbiamo nulla da invidiare agli staff della Gold, però dopo ci demetti i giocatori, quindi per prendere i giocatori ci vuole un minimo di budget economico. Roberto Canzi, per quanto riguarda la femminista, fa un buon lavoro, lui evidentemente è più bravo di noi a trovare delle risorse, e è riuscito a prendersi anche delle belle soddisfazioni, come quella di andare dopo tanti anni a fare le finali di Coppa Italia. Soprattutto il progetto di cui parlavamo qualche puntata fa, di accolazione, nella precedente puntata, non è mai stato accantonato, quello di costruire una squadra fatta di teramani. Già solo di teramani potrebbe competere ad altissimi livelli. Guarda, da noi adesso si sta allenando Pasqualino di Giandomenico, portiere, che là c'è stata l'assenza pesante per il Conversano, che dopo ti accorgi quanto è importante quando non ci sono. Di Giandomenico, Arcieri, Tommaso De Angis, Alessandro De Angis, Federico De Ruvo, Riccardo Di Giulio, cioè già abbiamo messo i primi sette con i ragazzi che abbiamo qua a Teramo, ci fa la panchina. Noi con una buona struttura economica potremmo veramente toglierci le soddisfazioni già adesso. Nominato Tommaso De Angelis, un abbraccio a Tommaso, al fratello e a Tiziana Rofi. Facciamo condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa di Mimmo Rofi, grandissimo personaggio sportivo, soprattutto nel mondo del basket, ha fatto iniziare veramente tanta gente, anche per la sua passione. Lui fino a 8-9 anni fa, 10 anni fa, andava ancora al campo con il pallone da basket e giocava con chiunque incontrava, quindi aveva lo sport nel sangue, e l'ha trasmesso alla figlia Tiziana, che ha vinto anche uno scudetto, e ai nipoti, che ancora vanno in giro a giocare ad alti livelli. Per quanto riguarda la chiosa finale, dedicata a quello che sta succedendo a livello federale, diciamo, per il momento è caduto il presidente Pasquale Loria, si parla di nuove elezioni, un po' di fermento da questo punto di vista. Beh, adesso la federazione è commissariata, quindi si sta facendo di tutto, il commissario adesso sta vedendo le situazioni per cercare di arrivare il più velocemente possibile a nuove elezioni. Io spero che il governo federale si formi il prima possibile, perché avere la federazione commissariata non è positivo, non puoi fare programmi, non puoi fare. Quindi prima si fanno 6 elezioni, chiunque vinca è meglio è. Noi siamo in conclusione di questo appuntamento con accolazione, in bocca al lupo da un buon vista sportivo, ma non solo, alla Lions Teramo per la gara di oggi, ma soprattutto per il futuro in campionato nella A Silver maschile. Attendiamo la cerimonia per questa stella. Aspettiamo la convocazione, dovrebbe essere una prima manifestazione ufficiale da parte del CONI. Provinciale, e in quell'occasione verrà data la stella d'argento. Poi quando si apre la busta con la lettera rima alla gola, l'emozione è tanta. Beh, già quando ti arriva la mail, poi ti arriva materialmente con caro Franco, con la firma di Malagosa, mi sembra già quello vale il premio. Grazie dunque a Franco Chionchi per essere stato con noi, grazie a voi tutti che ci avete seguito. A colazione torna puntualmente lunedì mattina, grazie a Giancarlo Rapagnà dietro la telecamera, a Pietro Baldassarre in regia. Ovviamente vi lascio la nostra programmazione ricordandovi i nostri appuntamenti in diretta con l'informazione alle 14 e alle 19, ma non solo, grazie a voi tutti e buon fine settimana.